Buongiorno a tutti, a tutti coloro che sono collegati con l'Università di Siena per questo incontro del giorno della memoria. L'iniziativa ha come protagonista un archivio speciale, un archivio sonoro, che nel suo genere è sicuramente uno degli archivi più importanti d'Italia. Quindi, prima di iniziare l'incontro e prima di dare la parola ai miei amici, ai colleghi, credo che occorra dire due parole sull'archivio di Anna Maria Bruzzone. Anna Maria Bruzzone è un'insegnante torinese che a partire dagli anni 60 del secolo scorso intraprende un progetto pionieristico, quello di raccogliere le voci delle donne emarginate o che hanno vissuto esperienze traumatiche, come quella di essere state prigioniere nei campi e nei lager nazisti. Nel 1979 pubblica per Einaudi Ci chiamavano matti. È una raccolta di interviste di numerose donne degenti nell'ospedale psichiatrico di Arezzo e oggi, proprio in questi giorni, ve lo faccio vedere, è uscita una nuova edizione curata da Silvia Calamai e Marika Setaro, per i tipi Il Saggiatore, che non è solo una ristampa dell'edizione del 79, perché contiene, e questa è una novità bella che mi preme dire, anche la trascrizione delle voci registrate da Anna Maria Bruzzone nel manicomio di Gorizia, ai tempi di Franco Basaglia, nel 1968. Ecco, insieme al lavoro dentro le istituzioni psichiatriche, la Bruzzone porta avanti anche un altro grande progetto, cioè la raccolta delle testimonianze di donne che hanno partecipato alla resistenza oppure che sono sopravvissute ai lager nazisti. Così nasce appunto l'argomento di oggi, cioè nasce Le donne, il libro Le donne di Ravensbrück, pubblicato e scritto insieme alla deportata e partigiana Lidia Beccaria Rolfi, è uscito sempre per Einaudi nel 78. Oggi l'intero archivio sonoro di Anna Maria Bruzzone fa parte degli archivi dell'Università di Siena. Grazie all'interessamento, alla tenacia di Silvia Calamai che mettendosi in rapporto e in collegamento con la nipote di Anna Maria Bruzzone, è riuscita nel 2017, cioè 2 anni dopo la scomparsa della Bruzzone, a farsi donare, proprio il caso di dire farsi donare lei, questo splendido archivio. Ecco, credo che fosse necessario dire due cose. L'ultima cosa che mi va di dire in questo momento è quanto mai necessario dirla. Secondo i dati del sondaggio 2020 di Eurispes Italia, oggi il 15,6% della popolazione italiana crede che la Shoah non sia mai esistita. Nel 2004 era il 2,7%. Che cosa è accaduto e che cosa non ha funzionato nella trasmissione delle conoscenze in questi ultimi 15 anni, credo che sia un problema enorme e un problema da discutere. Però mi fermo qui e sono lieto di dare la parola ai due direttori di dipartimento, grazie a loro anche questa iniziativa è stata possibile e quindi do la parola a Ferdinando Abbri, direttore del DISFUCI, e subito dopo a Pierluigi Pellini, direttore del DIFCAM. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Io sono particolarmente lieto di portare il saluto mio personale e del Dipartimento che dirigo, DISFUCI d'Arezzo, a questa iniziativa importante per quello che diceva prima l'amico Massimo Bucciantini e per il fatto che quell'archivio di Anna Maria Bruzzone, che fa parte di un grande raccolta di archivio che è collocato
al Pionta, cioè nella sede del mio dipartimento. Il lavoro che le colleghe e i colleghi stanno facendo e hanno fatto per questa raccolta insieme all'ospedale psichiatrico credo sia di una delle avventure più importanti della storia della psichiatria, della storia delle scienze umane che siano stati fatti nel nostro paese. E che dire, io saluto tutti le partecipanti e tutti i partecipanti, ringrazio per questa iniziativa. Mi scuso, come dicevo prima, purtroppo domani ho un dipartimento, non vi potrò seguire perché sono reclamato dalla segretaria del mio dipartimento. E c'è una cosa che però, consentitemi da filosofo, di ricordare brevemente, perché ogni tanto queste manifestazioni fanno ritornare in mente e tirare fuori i libri dalla propria biblioteca. Quando nell'aprile 1982 Michel Foucault inaugurò una serie di conferenze a Lovanio, come nella conferenza inaugurale parlava della confessione e della dichiarazione, e scriveva: ciò che separa una confessione da una dichiarazione non è quel che separa l'ignoto, il noto, il visibile dall'invisibile, ma quello che potremmo chiamare il costo di enunciazione. Parlare, enunciare, confessare è qualcosa che ovviamente ha un'operazione, è un'attività di estrema importanza e estremamente delicata. Grazie e buon lavoro a tutti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia e da parte di tutto il mio dipartimento, il Dipartimento di Filologia e Critica di Siena. Sono particolarmente lieto di questa iniziativa per molti motivi. Il primo è quello che ha molto efficacemente enunciato in conclusione del suo intervento Massimo Bucciantini, e cioè: se qualcosa non ha funzionato nella comunicazione pubblica, nella coscienza collettiva, nel nostro senso della storia, beh, sicuramente anche le istituzioni cui è demandato la trasmissione del sapere, come l'università, forse qualche domanda se la devono fare, forse qualche responsabilità ce l'hanno, e noi cerchiamo di ovviare a questo con piccole iniziative come questa, che però sono un segno molto importante. Un segno molto importante anche in questo momento drammatico di pandemia, in cui appunto abbiamo bisogno di punti di riferimento e di coscienza storica, non certo per fare paragoni così anacronistici e fantasiosi, come a volte se ne leggono appunto fra il momento che stiamo vivendo e momenti ben più tragici e drammatici come quello della guerra e della Shoah, ma appunto per acquisire una coscienza storica delle origini della nostra Repubblica, della nostra convivenza civile e dei fondamenti che non dobbiamo mai dimenticare. Quindi questo incontro vuole portare il suo piccolo, umile tassello a questo lavoro quanto mai necessario in una situazione come quella che ricordava Massimo Bucciantini. Ma dicevo, sono particolarmente lieto anche perché è stata un'occasione di collaborazione fra i nostri due dipartimenti, quello di Lettere di Siena e quello di Sfuci di Arezzo, che ha coinvolto i dottorandi, ha coinvolto gli studenti, in particolare quelli del corso di sociolinguistica della professoressa Calamai, che sono studenti di entrambi i dipartimenti, che hanno fatto un lavoro concreto, un lavoro di ricerca, un lavoro di analisi sui materiali di questo archivio, e poi soprattutto perché è un modo per valorizzare, far conoscere un patrimonio straordinario, l'hanno già detto sia Massimo Bucciantini sia Ferdinando Abri, questo archivio sonoro che è una cosa rarissima, straordinaria, molto preziosa, che dovremo sempre di più valorizzare in futuro. Dunque, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questa iniziativa e restituisco la parola a Massimo Bucciantini. Grazie, grazie a Ferdinando Abri, grazie a Pierluigi Pellini innanzitutto per essere qui e per aver coorganizzato questo incontro. E quindi non mi taccio e do immediatamente la parola a Silvia Calamai per questo inizio di questa lunga giornata e spero interessante per tutti coloro che sono collegati. Bene, grazie, grazie di tutte le vostre parole. Credo che gli archivi orali, che sono oggetti molto fragili perché sono fatti di voce, sono fatti di sonoro,
Con questo incontro di oggi, ecco, si capirà quanto sono preziosi per la ricostruzione della memoria. Uno, quando si pensa agli archivi, si pensa agli archivi di carta, e invece ci sono anche gli archivi fatti di voce. Allora, gli studenti di sociolinguistica, con questo archivio così speciale, fatto di interviste co-costruite, in cui c'è una persona che domanda e ha un'altra persona o altre persone che provano a rispondere e a ricostruire insieme il percorso della memoria. Allora io credo che questo utilizzo didattico anche delle voci di Ravensbrück per gli studenti di sociolinguistica sia stata un'esperienza formativa e utile. Ecco, 35 studenti in questo primo semestre si sono messi a lavorare sulla voce, si sono messi ad ascoltare, non a vedere, perché tutti quelli che ci chiedono poi delle informazioni sull'archivio di Ravensbrück ci domandano: ma è un audio-video? Sono archivi audiovisivi? No, sono solo archivi fatti per il nostro orecchio, perché dobbiamo imparare anche a soltanto ad ascoltare, non a guardare, visto che siamo abituati a vedere e non a sentire. Allora, l'archivio di Ravensbrück è stato un po' suddiviso in 15-20 minuti per ogni studente. Ogni studente ha ascoltato il segmento sonoro, si è confrontato con altri studenti, ha cominciato a trascrivere questi nastri, questi documenti. Li ha trascritti, li ha confrontati con il testo a stampa, perché qui abbiamo le interviste originali ed è possibile fare un confronto con il testo a stampa. Gli studenti hanno lavorato su come si è nato il dialogo tra queste persone, come viene fuori il ricordo, quale lingua viene usata, quali lingue vengono usate e quali dialetti vengono usati per tirar fuori questo ricordo, e quindi hanno visto dall'interno il lavoro del ricercatore sul campo. In questo caso Anna Maria Bruzzone, personaggio particolarissimo, fuori dall'Accademia, personaggio libero, che ha lavorato in autonomia con gli esclusi dalla storia, pazienti psichiatrici, deportate, prigioniere politiche e partigiane donne, quindi con una particolare attenzione a quelle che non erano, ai soggetti che non erano al centro della riflessione degli anni 70-80. Ecco. Quindi il lavoro che gli studenti hanno fatto è stato un lavoro di scavo e di ascolto su queste testimonianze che poi sentiremo. Ed è bello che oggi ci siano loro a parlare. Quindi volentieri do subito la parola alle due studentesse. Le studentesse sono di lettere, ma rappresentano il gruppo di studenti, più di 30, che hanno lavorato sia con gli strumenti dell'analisi linguistica, anzi multilingue, degli studenti del corso di laurea in lingue, sia gli studenti più abituati all'analisi letteraria del corso di laurea in lettere. E quindi chiedo a Chiara Celeste di raccontare brevemente la sua esperienza con queste voci. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, io sono Chiara Celeste Nardoianni e come diceva la professoressa sono una studentessa di Lettere Moderne e questo primo semestre ho frequentato il corso di sociolinguistica, durante il quale la professoressa ci ha proposto di trascrivere delle voci dell'archivio delle donne di Ravensbrück e in particolare a me ha affidato la voce di Bianca Paganini Mori, una donna spezzina nata nel 1922, che è stata deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück insieme alla sorella Bice e alla mamma. Fin da subito ho capito che, nonostante appunto la professoressa ci abbia chiesto un'analisi linguistica, non potevo solamente concentrarmi sull'aspetto linguistico, ma avrei anche dovuto prendere in considerazione le implicazioni storiche e umane di quello che stavo ascoltando. L'opportunità che ci ha dato la professoressa è un'opportunità unica,
perché ci ha permesso di ascoltare delle voci appartenenti ad un archivio che non avremmo appunto avuto la possibilità di ascoltare se non grazie al suo corso, e è molto importante, secondo me, ricordarle. E in particolare io vorrei condividere con voi un tratto, un particolare della mia esperienza di ascolto, concentrandomi su una caratteristica del parlato di Bianca che mi ha molto colpito proprio perché non pensavo di riscontrarla nell'intervista di una sopravvissuta a un campo di concentramento. In particolare, ascoltando l'intervista di Bianca, mi sono sorpresa della presenza della sua risata. Un aspetto paradossale, perché non mi sarei aspettata di trovare una risata così tanto presente nell'intervista di una deportata. E per questo motivo mi sono molto interrogata su appunto questa risata, quali fossero le motivazioni appunto la procurassero. E io credo che personalmente che la risata di Bianca sia una forma di simulazione del dolore, una forma di esorcizzazione della sofferenza. E in particolare vorrei anche raccontarvi un episodio che appunto Bianca racconta, ed è un episodio molto particolare, nel senso che Bianca racconta di quando lei e la sorella hanno ricevuto un pacco canadese che conteneva delle provviste, fra cui appunto del cioccolato e del latte in polvere. Questo latte in polvere lei e la sorella lo bevono senza diluirlo nell'acqua, e Bianca dice, ridendo appunto, che loro lo bevono così senza diluirlo perché non sapevano che quel latte andasse diluito, o forse non se lo ricordavano. E questo per me è stato molto significativo perché mi ha proprio trasmesso l'idea di quanto questa esperienza possa averle disumanizzate. E adesso passerò la parola alla mia compagna Aurora, che invece ci parlerà di un'altra bellissima voce, quella di Livia. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Aurora Codogno e anch'io come Chiara sono una studentessa di lettere, sono una studentessa magistrale in particolare. Anche io mi unisco a Chiara nel ringraziare la professoressa per questa opportunità che sicuramente non pensavo di incontrare nel mio percorso di studi. E, io vi parlo di Livia Borzi Rossi, che è anche lei una deportata a Ravensbrück, nata a Genova nel 1902. Livia nasce da una famiglia, partigiana e socialista e viene quindi deportata insieme al marito per motivazioni politiche. A differenza di Bianca, che era molto più giovane, quando Livia viene deportata è già una donna adulta, è una mamma in particolare, lascia a casa, tutti e tre i suoi figli. Livia arriva a Ravensbrück insieme ad altre donne italiane, poche in realtà perché la maggior parte erano donne polacche, e viene separata dal marito che infatti morirà in Germania in un altro campo, mentre Livia riuscirà a tornare a casa in un percorso piuttosto mirabolante e ritroverà soltanto due dei suoi figli perché la prima morirà nei bombardamenti del 45. Livia racconta in maniera piuttosto cronologica le sue vicende nel campo di Ravensbrück, che era appunto un campo femminile. Vi vorrei raccontare quella che più mi ha colpito nella trascrizione, ovvero si tratta di un giorno in cui, come tutti i giorni, le donne dovevano alzarsi e presentarsi in fila per l'appello mattutino, prima del lavoro. Livia racconta in maniera piuttosto concitata che quel giorno, a differenza degli altri, anzi in maniera maggiore rispetto agli altri giorni, sentiva di star morendo di freddo. Per questo uscì dalla sua baracca presentandosi all'appello con una coperta sulle spalle.
Quando l'ESS, in particolare il capo di queste, le fecero dire il suo numero, si accorsero della coperta e ovviamente gliela tolsero subito. A questo punto Olivia alza molto il tono della voce durante l'intervista e racconta in maniera concitata che lei in quel momento ha iniziato a bestemmiare, a imprecare, e che queste bestemmie e queste imprecazioni lei le disse in genovese. E lo fece, ci tiene a specificare, perché l'italiano era comprensibile. Lei disse, in italiano mi avrebbero capito, ma in genovese no. E per questo Livia comincia a raccontare quello che diceva come se fosse ancora lì. E infatti è stato piuttosto complicato per me, che sono toscana, trascrivere questa parte. Questo episodio mi ha fatto riflettere, spero possa essere interessante anche per voi, perché mi sono resa conto che, come tutti sappiamo e ci hanno sempre raccontato, l'esperienza del campo, il campo di concentramento, è un'esperienza che priva gli esseri umani di tutto, sia fisicamente, vestiti, tutto ciò che riguarda la personalità di una persona, la privacy, affetti, tutto quanto, però. Livia sembra dirci che la sua unica coperta in questo senso era il suo dialetto, era l'unica cosa che la schermava in qualche modo da tutti gli altri, di tutte le altre lingue e nazionalità, comprese ovviamente le SS che erano i suoi nemici. E quindi da studentessa di lettere mi sono anche accorta che quello che noi studiamo, che è la lingua in generale, o tutte le testimonianze scritte, forse vanno valorizzate ancora di più di quello che già facciamo. E in ultima analisi, vorrei dire che credo che queste testimonianze orali, che io stessa non sono molto abituata ad ascoltare, perché appunto di solito, studio testi scritti, forse sono ancora molto importanti e dobbiamo salvaguardare quelle poche che ci vengono dal passato, che appunto per definizione dovrebbero essere soltanto scritte. E detto ciò, vi invito tutti ad ascoltare appunto le voci che vengono dall'archivio e che noi abbiamo trascritto in questo corso, che vi faranno sentire i relatori dopo di me. Grazie per queste testimonianze. Faccio solo una postilla. Noi siamo qui anche grazie a Paola Chiama, la nipote di Anna Maria Bruzzone, che si è fidata di noi, si è fidata di tutto il gruppo di ricerca, del dipartimento, del Disfugi, del direttore, e ci ha donato con una generosità, devo dire, senza confini, un archivio su cui noi possiamo lavorare i prossimi 20 anni della nostra vita, ecco, da tanti punti di vista, linguistico, sociologico, storico, filosofico. Ecco, la cosa bella degli archivi orali è che non sono di nessuna disciplina, ma stanno veramente in mezzo tra tanti saperi. Il letterato vede degli aspetti, lo studioso del parlato ne vede altri, e sono a disposizione, ecco, con tutte le cautele del caso, perché gli studenti hanno anche riflettuto sugli aspetti legati alla privacy, alla riservatezza di questi dati, laddove era necessario tenerli protetti, sulla possibilità di diffonderli, in che modo, e quindi hanno imparato anche le regole dell'archivio vero, ecco, che come si fa ricerca storica, ricerca scientifica con questi oggetti fragili. Ma adesso mi taccio perché siamo qui per ascoltare alcuni frammenti e, ecco, dico solo a tutte le persone che ci stanno ascoltando che questi frammenti sono del 1976, un po' di tempo, vengono da un po' di tempo fa, e sono stati raccolti con un registratore analogico. Ecco, i miei studenti nemmeno sapevano che cosa fosse un registratore analogico. Solo alcuni di noi l'hanno visto e usato. Io l'ho usato quando facevo le inchieste sul campo. Dunque, questo materiale, nonostante sia stato digitalizzato ad altissima definizione, ha dei rumori di fondo non eliminabili. Quindi, quando ascoltiamo adesso i file, invito ciascuno di voi ad alzare un pochino l'audio del computer e a portare un po' di pazienza, perché non è un MP3 che circola sui cellulari. Grazie. Prego, Marika. Grazie Silvia. C'è
Ci prestiamo a questo ascolto. Abbiamo selezionato dall'archivio delle voci di Ravensbrück tre frammenti, il primo dei quali è la voce, la testimonianza di Lidia Beccaria Rolfi, che abbiamo intitolato Il cucchiaio. Il protagonista di questo frammento è il cucchiaio. Ci sono due aspetti che vorrei sottolineare prima di questo ascolto. Uno fondamentale, il bello di ascoltare le voci dell'archivio sonoro di Anna Maria Bruzzone rispetto alla restituzione nei libri è che l'archivio sonoro ci fa sentire la voce di Anna Maria Bruzzone. Lei spesso dai suoi volumi, dai suoi scritti si sottrae per lasciare tutta la voce agli esclusi. Ascoltare invece queste voci ci consente di riapprezzare, di conoscere proprio quasi in confidenza la voce di Anna Maria Bruzzone. E l'ascoltiamo perché la ritroviamo, perché lei conversa, sta raccogliendo la testimonianza di Lidia Beccaria Rolfi e Lidia parla di quanto fosse bestiale, quanto rendesse bestiale l'assenza e la spoliazione di tutto e quanto avere un cucchiaio in un campo di concentramento significasse invece riacquisire un po' di dignità. E adesso ascoltiamo Lidia. Il discorso del Del cucchiaio, cucchiaio, del ecco, perché non cucchiaio danno un cucchiaio a rientra, Sartre? rientra nello stesso tipo di discorso. Volendoti Certo, disumanizzare, ridurti a livello di bestia, certo. la Sì, bestia lecca. certo. Allora, istintivamente, tu già psicologicamente sei Sì, sì, pronto sì, a sì. sentirti animale. Sì. E, tanto è vero che una delle prime cose che il deportato acquista in campo è il cucchiaio, per non sentirsi bestia. Cioè, chi tenta di reagire. O lo ruba, o O lo lo acquista, compra, sì. o lo acquista con il pane, ma acquista sto cucchiaio per potersi sentire meno animale. E perché se fosse stato qualcosa che si potesse mangiare con le mani insomma, Sì, sono uno strumento, certo. ma visto che è Sì, ma la minestra. sempre minestra, la devi leccare, bere o leccare. E lì allora ti senti effettivamente a livello le frasi che ricorrevano, non siamo mica dei cani. Già, non siamo mica Non dei siamo dei cani. cani. E piano piano ti rientravi nell'ordine di idee di essere Di un essere un cane, cane. di essere una bestia, di poter essere trattato a calci, di poter essere picchiato, di poter essere utilizzato, ma essere trattato Quindi è come un probabile cane. che, come dici tu, la reazione, cioè io desidero avere il cucchiaio, non fosse tanto desidero avere il cucchiaio perché mi è più comodo mangiare col cucchiaio, no, ma per non No! sentirmi Per bestia. non sentirti Sì. bestia. La prima cosa che tu acquisti, in fondo ti dà meno fastidio non poterti pettinare che dover leccare la Sì, minestra. Ti certo. dà Sì, meno beh, è un fastidio. comportamento da bestia, proprio il È comportamento. uno dei tanti Sì, comportamenti l'uomo da bestia che spettinato ti è un uomo, impongono. l'uomo che lecca L'uomo che lecca è è bestia, l'uomo bestia. che lecca è cane. Sì. Questa è proprio uno dei fattori, così come vestirti di stracci completamente quando arrivi. Non ti lasciano nudo Sì, perché poi perché fa muori freddo, subito, perché fa certo. freddo, ma penso che se avessero, non avessero avuto dei problemi di clima ci avrebbero anche lasciati nudi, perché così ti Sì, sentivi più bestia, effettivamente proprio più bestia. bestia ancora. Poi senza niente di tuo. Così quando. Ecco, il secondo frammento che vi faremo ascoltare è sempre da Lidia è una prosecuzione di questa descrizione della spoliazione nel campo. Lidia descrive la gioia per avere un sacchettino, gioia, parla proprio di gioia, usa la parola gioia, in cui conserva una matita. E ascolterete, le sentirete dire cosa me ne facessi di una matita non si sa, eppure questo procura gioia. Tu non hai niente e incomincia nel momento in cui tu incominci a possedere qualcosa ti senti meno bestia. Per esempio, io so di aver provato una gioia enorme il giorno in cui sono venuta in possesso di una matita. Che cosa me ne facessi in campo della matita? Questo è ancora da verificare, perché a quell'epoca non avevo la carta, quindi non, la Però era già matita non mi una si. prima cosa. Però avevo qualcosa. Così come ho provato una gioia enorme a possedere un sacchettino.
un giorno ho trovato uno straccio, un'amica mi ha prestato un ago, un pezzo di filo, mi sono cucito un sacchetto. E in quel sacchetto avevo poi già il cucchiaio che avevo comprato, un pezzo Certo, di pepe, un pezzettino di sapone, e incominciavo a possedere qualcosa, a sentirmi meno bestia. Questi sono tutti quegli accorgimenti studiati da un genio della psicologia umana, un genio del male, ma un sì, genio, perché in effetti è riuscito a disumanizzare milioni di persone in questo senso, in questo modo. E la tecnica era uguale in tutti i campi, non è che si differenziasse. Lidia parla di genio del male, questa capacità di ridurre allo stato di bestia e disumanizzare. Sembra farle eco in questo terzo ed ultimo frammento Bianca. Bianca che parla della condizione di annientamento come quasi una forma di reazione anomala. Dall'altra parte, appunto, Anna Maria Bruzzone, le aveva chiesto che tipo di reazione si aveva a questa vita? E lei dice: beh, è difficile descrivere, questo tipo di reazione, anche per un'altra ragione, che prima le studentesse hanno ben specificato, il ruolo della lingua. Bianca, ci racconta che il campo è come una torre di Babele che rende spesso anche, che crea un regime di incomprensibilità. Mi ricordo quando sono l'inferno, non so che cosa. Sì, era talmente allibito, talmente annientato da quello che ci stava succedendo che forse non c'erano delle reazioni normali. Io direi proprio erano tutte reazioni anormali, perché ormai ne avevamo passate tante che qualsiasi cosa che ci capitava era una cosa così. Bisognava subire, che bisognava sopportare, che non dava delle reazioni ormai dentro di noi. Se reazione c'era, era quella di sentirsi continuamente comandate, continuamente in mezzo agli altri, a una calca che poteva dar noia, isolate in un mondo che noi non conoscevamo, di cui noi non potevamo neanche conoscere perché non ne conoscevamo la lingua. Intorno a noi sembrava la torre di Babele, c'era chi parlava francese, chi parlava spagnolo, chi parlava tedesco, chi parlava polacco, chi parlava russo. Noi eravamo in un'isola sperduta in cui non potevamo aggrapparci a niente, a nessuno, ci si aggrappava tra di noi. Cercavamo di stare noi italiane sempre vicine, ci chiamavamo in maniera tale da poter aiutarci a vicenda, da poter, come posso dire, dividere, se non aiutarci, dividere quello che pativamo, perché poi era mamma, Perché poi era l'inferno, dice, conclude Bianca, ci rendiamo conto che sono solo pochi frammenti e ascoltare ore e ore di queste voci, vorrei chiudere su questo per passare poi la parola a Lucilla Gigli, significa però, fatemelo dire, ridurre la distanza storica. C'è un compito anche, credo, didattico importante della memoria, e cioè quello di avvicinare a queste storie attraverso la potenza della voce crea un impatto emotivo e conoscitivo sicuramente molto, molto forte e forse ci facilita nel compito di un dovere di memoria e di storia. Lascio la parola a Lucilla che ci porterà nei meandri di questo archivio per esplorarne appunto tutta la ricchezza e la complessità. Grazie. Buonasera a tutti. È difficile prendere la parola dopo aver ascoltato le testimoni. Vi dirò solo pochi accenni sull'archivio di Anna Maria Bruzzone.
Come è stato più volte detto, già da chi mi ha preceduto, è un archivio molto particolare perché è un archivio essenzialmente sonoro. Alcuni strumenti, le audiocassette, il registratore analogico, io li ho conosciuti nell'infanzia, nell'adolescenza, li usavamo tutti praticamente. Queste audiocassette ora però entrano a far parte di un archivio storico. E le audiocassette hanno bisogno di strumenti diversi per essere ordinati, per essere descritti rispetto alla documentazione che generalmente troviamo in un archivio storico, che generalmente è documento cartaceo. Un importante lavoro sulle fonti orali è stato fatto e coordinato da Silvia Calamai e da Maria Francesca Stamulli nel corso dello scorso anno, un lavoro che ha portato alla redazione di un vademecum. Uno strumento che deve dare alcune indicazioni per ovviare a questa mancanza di una tradizione archivistica in questo ambito. In più, come è già stato detto, c'è anche un'urgenza per chi lavora su questo tipo di archivi, è quella di digitalizzare questi documenti audiosonori, audiovisivi o audio e basta, come in questo caso, perché sono documenti. Per quanto sono preziosi, altrettanto sono fragili. Mancano ormai anche gli strumenti di una volta per poterli ascoltare. E quindi un primo atto che è stato fatto dopo la donazione appunto di Paola Chiama è stato quello di digitalizzare queste audiocassette grazie all'aiuto finanziario dell'Università e sempre della Soprintendenza Archivistica Toscana. È solo grazie a questo lavoro di digitalizzazione che oggi le possiamo riascoltare, perché se no avremmo queste scatole bellissime che ci ha lasciato Anna Maria Bruzzone, queste tre scatole di cartone, con questi oggetti dentro che però non potevamo ri riascoltare. L'archivio Bruzzone nella sua complessità, nella sua totalità, si compone di 112 audiocassette e di alcuni documenti cartacei, pochi a dire la verità, con alcune trascrizioni di interviste. All'interno di questo fondo possiamo individuare cinque serie che corrispondono all'incirca alle pubblicazioni principali di Anna Maria Bruzzone. Una di queste serie è appunto Le donne di Ravensbrück. Questa serie si compone di 14 audiocassette, 5 testimonianze e 5 donne che si raccontano. I volumi di Anna Maria Bruzzone sono noti, sono stati più volte editi, fortunatamente fra poco riuscirà la nuova edizione anche di Ci chiamavano Matti. Sono ancora molto studiati all'interno delle università e ora grazie agli audio originali queste storie diventano ancora più ricche. Possiamo riscoprire, se vogliamo usare un'espressione di Anna Maria Bruzzone, possiamo riscoprire la bellezza della memoria orale. Come si può, come si deve lavorare su un archivio del genere? Nel nostro caso abbiamo creato un gruppo di lavoro che coinvolge studenti, studentesse, le civiliste, docenti, ricercatori e partiamo da un'ottica multidisciplinare. Cerchiamo di avvicinarci a questo tipo di documenti da diversi punti di vista, ognuno con la propria esperienza e le proprie capacità. Con le volontarie del Servizio Civile regionale, Chiara, Nicole e Sara, abbiamo redatto, messo a punto una scheda di descrizione de di questi documenti. Una scheda di descrizione per ogni unità documentaria, quindi ogni audiocassetta ha la sua scheda di descrizione. Una scheda che è stata elaborata prendendo anche a modello altre realtà italiane, ad esempio alcuni archivi torinesi. E abbiamo redatto questa scheda che deve contenere sia dati prettamente archivistici, quindi diciamo ad uso più interno, ma anche alcuni dati che invece saranno a disposizione degli utenti, perché la scheda rappresenta la prima via d'accesso per un utente che si avvicina ad un archivio del genere. Lascio la parola a Sara che vi racconterà meglio quale tipo di lavoro abbiamo fatto. Grazie.
Allora, sì, noi ragazze del servizio civile abbiamo lavorato con l'archivio sonoro di Anna Maria Bruzzone. Come accennato, abbiamo lavorato per unità documentaria, quindi significa che abbiamo studiato ogni singola cassetta, compresa di lato A e di lato B. Abbiamo predisposto una schedatura costituita proprio da dati archivistici e poi una parte di descrizione del contenuto. Per quanto riguarda la prima parte della scheda, sono compresi tutti i dati della cassetta necessari per l'archiviazione, come ad esempio la serie, in questo caso appunto Le donne di Ravensbrück, il titolo che è stato dato alla cassetta da Bruzzone, la quantità di supporti, perché molto spesso l'intervista non si esaurisce in una sola cassetta, ma ricopre tre o quattro cassette, la durata dell'intervista, e per ogni cassetta si parla di circa 90 minuti. Il codice con cui la cassetta è stato digitalizzato, e tutti quei dati che riguardano comunque, il luogo dell'intervista, il nome dell'intervistato, la data. Infine, ci sono i dati sull'unità documentaria, quindi, la data di acquisizione, che per la serie delle donne di Ravensbrück parliamo del 2018, e la data di creazione della copia conservativa, ovvero maggio 2019. Quindi questo per quanto riguarda la prima parte. La seconda parte, che abbiamo detto è la descrizione del contenuto, è caratterizzata da sintesi e minutaggio, che significa noi abbiamo creato un piccolo riassunto per ogni 10 minuti circa di audio, con l'obiettivo di dare una panoramica di quei temi che sono stati toccati durante l'intervista, e in questo modo è possibile poi individuare e andare a ripescare all'occorrenza quel determinato argomento che è stato trattato nell'intervista. In seguito poi alla descrizione del contenuto, la scheda prevede anche un ulteriore dato di sintesi, cioè si richiede di specificare separatamente le persone che sono state nominate durante l'intervista, i luoghi dove sono avvenuti i fatti di cui si è parlato e i soggetti, ad esempio il momento dell'arresto o l'organizzazione interna del lager, la solidarietà tra le deportate. Il rientro a casa, questi sono solo alcuni dei soggetti trattati nelle interviste, e appunto questo permette proprio di individuare ancor meglio se gli argomenti trattati nell'intervista siano quelli di interesse, e quindi poi in caso andare ad approfondire tramite la descrizione del contenuto. L'utilità di questa scheda è proprio di riuscire a fare una sintesi lineare dell'intervista. Cioè riuscire a creare un testo in cui sono presenti dettagli importanti, ma allo stesso tempo sia un testo leggero, scorrevole, per permettere comunque la comprensione di argomenti così complessi. Anche perché sulla deportazione, appunto, c'è tanto da dire, le testimonianze, essendo in una forma così spontanea come quella dell'intervista, spesso sono confusionarie, magari a causa di salti temporali nella storia, incongruenze di alcuni fatti. Così come discorsi interrotti, informazioni che talvolta possono essere disconnesse tra loro. Quindi è importante riuscire a creare un testo in cui siano messi in evidenza comunque i soggetti chiave sviluppati nell'intervista e allo stesso tempo amalgamare tra di loro tutte le differenti informazioni. Però più in particolare delle difficoltà di questo lavoro ve ne parla la mia collega Chiara e quindi lascio a lei la parola. Buonasera. Per quanto riguarda le problematiche riscontrate durante questo lavoro, sicuramente una delle difficoltà maggiori è stata proprio quella di dover riassumere in poche pagine interviste che complessivamente, penso ad esempio al caso di Lidia Beccaria Rolfi, arrivavano a durare anche 400 minuti. Quindi ovviamente abbiamo dovuto procedere a una selezione dei contenuti e delle informazioni che ritenevamo più importanti, significative, cercando comunque di mantenere la storia e di rendere onore a ogni singola voce di donna, appunto. Poi, per quanto riguarda aspetti, diciamo, più tecnici, sicuramente, come già è stato detto, bisogna tenere presente che le interviste sono state registrate nel 1976 con un registratore, quindi in questo caso è stato grazie a supporti informatici di cui ci siamo servite per migliorare, ad esempio, la qualità dell'audio e quindi aumentare il volume o rendere il file più leggero e quindi ovviamente rendere il tutto più ascoltabile.
e facile da riassumere per l'appunto. Un altro aspetto da sottolineare è sicuramente che le interviste si svolgevano nelle case delle intervistate, delle donne deportate, quindi molto spesso c'erano rumori di sottofondo oppure intervenivano delle voci esterne fuori campo e a volte c'era proprio un'interruzione, quindi il registratore veniva spento e poi veniva riattivato e spesso capitava che dopo l'attivazione del registratore l'audio non fosse facilmente comprensibile, spesso alcune informazioni venivano quindi perse. Oppure penso al caso specifico dell'intervista di Lina e Nella Baroncini, che sono due sorelle. In questo caso, ovviamente le due sorelle avevano delle esperienze diverse all'interno del lager, del campo. Tuttavia, essendo un'intervista comune, le voci spesso si sovrapponevano e dunque c'erano più difficoltà nel comprendere, anche perché, tra l'altro, in questo caso c'era una pronuncia fortemente dialettale, quindi a volte determinate parole, a volte determinate frasi non erano di immediata comprensione. Allo stesso tempo, poi, bisogna anche considerare che, come facilmente comprensibile, a volte i ricordi non erano del tutto nitidi e si procedeva, diciamo, a delle, c'erano delle discordanze nel discorso. Quindi stava a noi magari andare indietro e poi tornare avanti alla registrazione per cercare di riavvolgere il filo e cercare di dare un ordine lineare e cronologico a quanto veniva detto. Un altro elemento da sottolineare è poi quello relativo ai nomi che venivano citati durante le interviste. Se infatti si trattava di nomi di luoghi, di eventi pubblici, ovviamente questo non destava particolari problemi, ma se avevamo a che fare con nomi che invece rientravano nella sfera della vita privata delle deportate, delle intervistate, in questo caso a volte non sempre si riusciva a comprendere di chi si stesse parlando, di cosa si stesse parlando, di quale luogo si stesse appunto parlando, e quindi questo ha meritato delle ricerche in più. Nonostante queste problematiche, se così vogliamo definirle, ovviamente aver avuto l'opportunità di lavorare su un archivio orale e di ascoltare le voci delle donne deportate è stata per noi davvero un grande privilegio, di cui siamo molto grate e nello specifico di questo ce ne parlerà la mia collega Nicole. Le 14 donne che compongono questa serie, appunto le donne di Ravensbrück, sono una prestissima risorsa sia per la loro particolare importanza ai fini di studio e di ricerca, ma soprattutto dal punto di vista della memoria. Abbiamo avuto la possibilità di schedare il patrimonio sonoro dell'Archivio Abruzzone e questo ci ha permesso di entrare a contatto in modo diretto con le singole persone intervistate in un modo veramente unico. Ci ha permesso di sperimentare anche i vantaggi di quello che è un documento orale rispetto ad un documento scritto. A differenza della lettura di una testimonianza scritta, dove i fatti sono poi riorganizzati e le parole sono edite ai fini della narrazione, una registrazione non si presta a questo tipo di modifiche di contenuto e non ha intermediari. Per questo non richiede un atto di fiducia o una sorta di patto narrativo con il pubblico, anzi, al contrario, spinge all'uso della facoltà critica e alla riflessione. Riportando i fatti in questo modo, in modo diretto, attraverso il testimone che l'ha vissuto in prima persona, vi è una caratteristica importantissima, ovvero quella dell'autenticità, che non può essere messa in discussione né tantomeno rinnegata. E proprio per questa ragione, Anna Maria Abruzzone ha scelto di dare il giusto valore alle memorie di queste cinque donne. Il lavoro metodico che è stato svolto prima nella raccolta, poi nell'organizzazione ed infine nella conservazione di queste testimonianze, è stato fatto affinché le loro testimonianze non venissero mai sminuite, come purtroppo è avvenuto in passato. Dopo, queste cassette sono state utilizzate da Abruzzone per la redazione del suo libro, La Resistenza Taciuta, e una volta svolto questo lavoro, le cassette potevano essere state tranquillamente gettate, e invece
il metodo di lavoro di Bruzzoni, che denota una vera e propria visione archivistica che non era per nulla scontata durante gli anni 70, ha permesso di lasciare al mondo e alle generazioni successive questo preziosissimo documento storico, oltre che un ammonimento, che è quello di imparare dalla storia affinché questa non si ripeta. L'efficacia inoltre di questa testimonianza di tipo orale è data anche dalla vicinanza che si crea con il narratore. Oggi, a quasi 60 anni dalle loro registrazioni, le voci di Livia, Bianca, Lina, Nella e della sua tutrice Lidia sono attuali e soprattutto sembrano viventi, ovvero non ci dà l'impressione di sentire un personaggio di una vecchia storia, ma ci rendiamo conto che queste sono delle donne reali, con un loro individuale carattere, con i loro differenti modi di fare e di esprimersi, ma accomunate tutte da una stessa umanità, un'umanità che ha resistito a tutte le svariate avversità che purtroppo hanno vissuto. Ed è difficile trovare una conclusione in una semplice frase. Dicendo che attraverso le loro testimonianze, che abbiamo avuto il privilegio di sentire, siamo riusciti a sentire lo spirito combattivo e resiliente di queste ex deportate. E così come noi non siamo potuti rimanere indifferenti, penso che non sia possibile per nessun altro che le ascolta. Grazie, grazie a tutti. Riprendo, diciamo, io a coordinare l'incontro e devo dire che sono molto lieto che sia tra noi Niccolò Scaffai, che insegna critica letteraria e letteratura comparata nel Dipartimento, appunto nel DIFCLAM. Tra le tantissime cose di cui si è occupato recentemente, si è occupato anche di Primo Levi, soprattutto delle storie naturali e dei sommersi e salvati. Quindi sono molto lieto di dare la parola a Scaffai, a Niccolò, ci parlerà di Primo Levi per un buon uso della memoria. Grazie, grazie a Massimo Bucciantini per la presentazione, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro di oggi pomeriggio di grandissimo interesse e valore. Provo a condividere un breve PowerPoint al quale mi appoggerò per la presentazione di questo pomeriggio. Dunque, parto da una. Prendo spunto, insomma, da un episodio accadutomi qualche anno fa. Personalmente ero in viaggio in Austria, in treno, in direzione di Vienna. Era un viaggio notturno, serale, all'altezza di Klagenfurt. Una bambina di lingua inglese si rivolge al padre, indicando fuori dal finestrino, ferrovia. Notte, lingua tedesca, gelo perché fuori c'era la neve, e dice: "Look, Daddy, Auschwitz." Ora, nella immagine che si dovrebbe vedere, vi ho mostrato per così creare una volontaria reazione, quella l'immagine della stazione non notturna né invernale a cui mi riferisco, e accanto quello che la bambina ha sovrapposto, diciamo, alla scena che stava realmente guardando. Ora, le reazioni che si possono avere di fronte a questa straniante osservazione sono di due tipi, direi. Da un lato, come dire, quasi la felicità di osservare come la memoria sopravviva, sopravviva contro evidentemente la volontà di chi ha generato l'orrore e che ha cercato di nasconderlo, spegnendo la voce proprio di quei testimoni integrali, tra cui molti bambini. Nessuno vi crederà, era la grande minaccia che i nazisti rivolgevano
ai prigionieri, come spiega bene Primo Levi, e ci torneremo tra poco. Quindi possibilità di trasformare la testimonianza, anche esaurita la generazione dei testimoni, in memoria culturale e civile perenne, per così dire. Rovescio della medaglia, naturalmente, ciò che si è preso a chiamare abuso o abusi della memoria, con una definizione che appartiene a Teodorov, che è stata poi anche recentemente ripresa e approfondita con finezza da una studiosa come Valentina Pisanti e altri. Una celebrazione della memoria animata spesso dalle migliori e più nobili intenzioni, che nell'occupare diffusamente il discorso pubblico rischia di diluire il contenuto dell'evento, di disperdere, per così dire, la forza dello scandalo, dell'inciampo, etimologicamente le pietre d'inciampo, in un immaginario sempre più popolato di esempi, sempre più popolato di scenari e sempre un po' più lontano, questo è il rischio, dalla realtà effettiva. Questo naturalmente non vuol dire in alcun modo criticare o censurare l'invenzione e l'immaginario sulla Shoah, che può anzi arrivare a esprimere verità anche attraverso la rielaborazione letteraria, attraverso il racconto fittivo, attraverso la volontaria evasione dalla realtà o il cosciente sabotaggio della memoria per rendere proprio il tema della rimozione. Parleremo oggi questo pomeriggio di Sebald, per esempio. Ma si potrebbero citare anche autori come Perec, come Appelfeld e molti altri. Ora, l'abuso della memoria quindi riguarda piuttosto quelle forme di rappresentazione che sono o si vogliono realistiche, ma che si basano su considerazioni o su ricostruzioni approssimative, se non proprio su delle falsificazioni. Molte delle quali, per esempio, hanno riguardato proprio la rappresentazione della condizione della donna nel Lager, visto che abbiamo parlato di Ravensbrück. Perché la bambina da cui sono partito ha sovrapposto alla situazione reale, del tutto innocua in cui ci trovavamo, l'immagine del Lager? Perché ha assimilato la rappresentazione del campo attraverso un immaginario per lo più cinematografico, che ha fissato un topos, una struttura formata da elementi ricorrenti che mantengono una certa, diciamo, loro riconoscibilità anche quando vengono completamente svincolati dai referenti storici. C'è un sistema semiotico, come dicevo all'inizio, composto da ferrovia, lingua tedesca, notte, gelo. Ora, tutto questo ha dei rischi, naturalmente, rischi che sono stati compresi molto bene e molto presto da Primo Levi, che credo sia un autore che non ha bisogno di molte presentazioni in un contesto in cui immagino tra gli spettatori ci saranno anche diversi studenti, giusto un rapidissimo, essenziale riepilogo. Lei viene arrestato nel dicembre del 43, dopo la permanenza nel campo di Fossoli viene deportato ad Auschwitz, dove rimane 11 mesi e da dove esce, da dove viene liberato per l'appunto il 27 gennaio del 45, per poi attendere in Polonia e cominciare il lungo pellegrinaggio di ritorno verso Torino, raccontato nella tregua. Se questo è un uomo che esce prima edizione del 47 e poi nel 58 la versione ampliata e definitiva di cui vedete la copertina, l'anastatica della copertina, viene seguito circa 40 anni dopo, nell'86, da un libro di cui tra poco leggeremo qualche estratto, I sommersi e i salvati. Come vi dicevo, Levi ha capito molto presto i rischi di una memoria che si sfilaccia in stereotipo per l'appunto. E così ha intitolato uno dei capitoli chiave dei sommersi e salvati. Di cui leggo questa frase. Nei suoi limiti,
Mi pare che l'episodio a cui si riferisce era un dialogo con un bambino in una scuola dove Levi si era recato per portare appunto testimonianza, come ha fatto per molti anni. Nei suoi limiti, mi pare che l'episodio illustri bene la spaccatura che esiste e che si va allargando di anno in anno fra le cose come erano laggiù e le cose quali vengono rappresentate dalla immaginazione corrente alimentata da libri, film e miti approssimativi. Essa fatalmente slitta verso la semplificazione e lo stereotipo. Vorrei porre qui un argine contro questa deriva. Ora, come accennavo, nei Sommessi Salvati, Primo Levi riprende molti temi, anche alcuni personaggi, per così dire, dell'opera di esordio, di Se questo è un uomo, che nel corso dei successivi 40 anni aveva continuato ad alimentare la sua scrittura. Nel frattempo, però, i fatti vissuti e raccontati in Se questo è un uomo erano diventati temi comuni nel discorso pubblico e nelle rappresentazioni più o meno attendibili prodotte dall'immaginario letterario prima e poi anche cinematografico e televisivo. Primo Levi ha fatto in tempo a discutere con molta finezza, senza, come dire, partiti presi, anche prodotti televisivi e cinematografici intorno alla Shoah. Le testimonianze e le ricostruzioni di altri a cui Levi fa riferimento nei Sommersi e Salvati erano già ormai numerose e naturalmente lo sarebbero diventate ancora di più in seguito, come lo sono oggi. La necessità, nel cuore degli anni Ottanta, quando Primo Levi pubblica questo che è il suo ultimo libro, era allora quella di prendere la parola non più solo come un testimone che parla a chi non sa, ma come un autore che si rivolge a chi sa o crede, insomma, di sapere, a chi ha una cognizione degli eventi proprio grazie a libri già canonici come i suoi o come il diario di Anne Frank o come altri. Quindi il suo obiettivo non è più, con i Sommersi e Salvati, quello di colmare una lacuna della conoscenza altrui, ma quello di escludere, diciamo, i malintesi o le vere e proprie falsificazioni, oltre agli stereotipi, escludere tutto questo da uno spazio di informazione che già cominciava a essere molto gremito. I nemici non sono più soltanto le SS, ma anche, come dicevo prima, i falsificatori o i negazionisti, uno dei grandi temi e questioni, forse anche il movente stesso, per certi versi, dei Sommersi e Salvati, è proprio una reazione al montante negazionismo. E qui si arriva a uno dei concetti sui quali vorrei proseguire e incentrare questa seconda parte del discorso. L'abuso della memoria che è anche abuso della parola, e di conseguenza il buon uso della memoria che è anche un buon uso della parola, come vedremo. Levi conosce bene i limiti e i rischi a cui è esposta la memoria, tanto è vero che il libro, insomma, I Sommersi e Salvati, o meglio, il suo primo capitolo, comincia proprio all'insegna della memoria e dei suoi rischi. La parola memoria è già iscritta nel titolo, la memoria dell'offesa. La memoria umana, scrive Levi, è uno strumento meraviglioso ma fallace. I ricordi che giacciono in noi non sono incisi sulla pietra. Non solo tendono a cancellarsi con gli anni, ma spesso si modificano o addirittura si accrescono, incorporando lineamenti estranei. Si conoscono alcuni meccanismi che falsificano la memoria in condizioni particolari, i traumi, non solo quelli cerebrali, l'interferenza da parte di altri ricordi concorrenziali, stati abnormi della coscienza, repressioni, rimozioni. È certo che l'esercizio mantiene il ricordo fresco e vivo allo stesso modo come si mantiene efficiente un muscolo che viene spesso esercitato, ma è anche vero che un ricordo troppo spesso evocato ed espresso in forma di racconto tende a fissarsi in uno stereotipo, in una forma collaudata dall'esperienza, cristallizzata, perfezionata, adorna.
Esperienza cristallizzata, stereotipo, appunto, abuso in questo senso della memoria, anche con buone o ottime intenzioni, come accade in certa letteratura, in certo cinema, in forme facili dell'immaginario della Shoah, un po' edulcorato, un po' tranquillizzante o, anche se non tranquillizzante, santificante. Per così dire, lo stesso Primo Levi del resto è, suo malgrado, un po' esposto a questo rischio. Il pericolo è che quelle rappresentazioni edulcorate e sovrabbondanti poi scoprano il fianco rispetto a critiche malintenzionate o ai nuovi negazionismi. Sarà capitato a tutti di sapere, quanto accaduto, mi pare 2 anni fa, comunque da poco tempo, durante il corso di una trasmissione su Radio 3 dedicata a Primo Levi, la conduttrice fu bersagliata per messaggi, mail inviati alla redazione da manifestazioni di insofferenza, lamentele, inviti a non occuparsi di Primo Levi o delle questioni legate all'Olocausto. Una pericolosa e sorprendente insofferenza, sorprendente fino a un certo punto, insofferenza per un eccesso di memoria o per una, come dire, ritorno di fiamma di una sorta di negazionismo indiretto. Ora, il buon uso della memoria che Levi ci insegna è lontano da ogni banalizzazione, lontano da ogni facile e cattiva chiarezza, e credo che possa essere anche un antidoto in parte rispetto a queste critiche malintenzionate. E poiché Levi è scrittore e testimone insieme, non c'è opposizione tra i due termini, l'una cosa e l'altra insieme, ed è l'una cosa perché è stato l'altra, ci insegna attraverso la scrittura il buon uso della memoria. Levi in particolar modo, e nei Sommessi Salvati lo si vede con grande evidenza, è nemico di ogni falsificazione del linguaggio, che spesso è strumento ed effetto di una falsificazione della verità. L'esempio flagrante sono, per esempio, le parole con cui le SS, scrive Levi, si divertivano, sono sue parole, ad ammonire cinicamente i prigionieri. Lo si legge proprio nella prefazione. In qualunque modo questa guerra finisca, immagina Levi, insomma, riassume in questa frase un atteggiamento o parole di una specie di SS generica. La guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non li crederà. Forse ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata e crederà a noi che negheremo tutto e non a voi. La storia del Lager saremo noi a dettarla. Ecco, è come se quel discorso, se da quel discorso, costituito da una sequenza, come avete visto, di brevi frasi, no? Coordinate, giustapposte, si trasmettesse il contagio della falsificazione, che è quello che in tutto il libro Levi cerca di respingere. La semplicità di costrutti come questo ha infatti la pretesa di esprimere una falsa verità formalmente accettabile, di esprimere una sorta di persuasione all'insegna di un malvagio senso comune, di una strumentalizzazione del senso comune, contro questa forma di linguaggio, e quindi di cattiva memoria, e quindi di abuso della memoria, Levi propone, mette in forma attraverso la sua scrittura, una diversa retorica, un diverso modo di costruire il ragionamento, utile a mettere in evidenza le sfumature, le relazioni, anche quelle più complesse e più tragiche tra i carnefici e le vittime. Vittime, alcune delle quali, come sappiamo, costrette a loro volta a farsi strumenti del massacro, come nel caso delle squadre speciali, di cui parla nel capitolo significativamente intitolato La zona grigia, un'espressione poi diventata proverbiale.
Le squadre speciali erano costituite in massima parte da ebrei. Si rimane attoniti davanti a questo parossismo di perfidia e di odio. Dovevano essere gli ebrei a mettere nei forni gli ebrei. Si doveva dimostrare che gli ebrei sotto razza, sotto uomini, si piegano ad ogni umiliazione, perfino a distruggere se stessi. La struttura stessa, no, di questa frase, così come di molti altri passaggi nei sommersi e salvati, sottolinea questo meccanismo perverso di forzata reciprocità che vige nel lager, che è una delle massime colpe che Levi attribuisce ai nazisti. Con queste poche frasi che abbiamo potuto leggere, con questi pochi esempi, però credo che si possa arrivare a capire come i sommersi e i salvati segua, mostri, diciamo, una strada per interpretare la relazione tra eventi e individui, una strada in cui le responsabilità storiche e personali, lei mi fa anche nomi e cognomi naturalmente di carnefici e di negazionisti, come dicevo, la strada in cui le responsabilità storiche e personali incontrano la forma del linguaggio. Se Primo Levi ha scritto, perché la storia non si ripetesse, uno dei modi per fare avverare questo auspicio è proprio comprendere la scrittura, cioè leggere i suoi libri per leggere davvero, per imparare a riconoscere la cattiva chiarezza nei discorsi di ieri, ma in parte sono fenomeni che si osservano anche in certi discorsi di oggi, e per comprendere la realtà oltre gli stereotipi, fare un buon uso della memoria perché questa memoria ci consenta di leggere non solo il passato, ma anche il presente. Grazie. Sì, grazie, grazie a Niccolò Scaffai per questa sua chiacchierata, per questo suo intervento su Levi. Aggiungo soltanto che Levi, quando deve decidere che cosa vuole fare da grande, è incerto tra il chimico e il linguista. E questa è anche un'osservazione, secondo me, che ci fa capire e ci fa rientrare. E quanto lui comprendesse l'abuso della parola. Ecco, era uno specialista in questo. Ora passerei, darei la parola a Simona Micali, all'amica e collega Simona Micali, che insegna letteratura comparata a Siena, e a lei, Allegra Tagliani, spetta il compito di parlarci di Winfried Sebald, raccontare il trauma nel terzo millennio. Sibald è il romanzo della memoria. Simona. Grazie Massimo e grazie molte a tutti gli organizzatori di questa bella iniziativa e devo dire che è una bella esperienza ed è anche una bellissima sintesi perché appunto abbiamo cominciato con le voci che ci raccontano la realtà, l'esperienza della Shoah per poi approdare alla letteratura che è lo spazio di rielaborazione dell'esperienza. Purtroppo i letterati sono tutti logorroici, però noi siamo addirittura due letterate a parlarvi di Sebald, ma faremo del nostro meglio, io e Allegra, per essere rapide. E dunque presento io Allegra, che è una dottoranda del nostro dottorato senese in filologia e critica, un bel dottorato di studi letterari con tanti dottorandi, con un'atmosfera vivace. E Allegra, appunto, sarà lei che dirà in realtà le cose intelligenti del nostro intervento. Io farò un po' da padrona di casa e ospite, perché la sua tesi di dottorato si occupa appunto di romanzi della memoria del terzo millennio. C'è un po' questa definizione di ultracontemporaneo su cui stiamo discutendo, vedremo che cosa ne sarà. E Sebald in particolare è uno splendido esempio appunto di romanzo della memoria, quello che vi andiamo a presentare oggi. Vediamo se ce la facciamo a condividere il PowerPoint. Il romanzo di Sebald che oggi vi presentiamo è esattamente un
un romanzo tutto sulla memoria, è un romanzo sul trauma, è un romanzo sulla memoria del trauma. E, il nostro intervento è un'ideale seconda parte del discorso letterario avviato dall'amico e collega Niccolò, cioè come la letteratura recente si rapporta alla Shoah, cioè come la letteratura recente cerca di partecipare alla trasformazione in memoria culturale della testimonianza una volta che le generazioni che hanno vissuto e che possono testimoniare la Shoah non ci sono più e che la loro testimonianza è per l'appunto stata sommersa dai troppi racconti, alcuni dei quali edulcorati o santificanti, come appunto li ha descritti lui. E non lo facciamo attraverso delle panoramiche di romanzi significativi, ce ne sarebbero tanti, ma attraverso un invito alla lettura, di uno dei romanzi più significativi, anche più osannati forse, degli ultimi 20 anni, di cui quindi cercheremo di non raccontarvi troppo. Lo staretto indispensabile a invitarvi a leggerlo, lasciando un po' di suspense su come va a finire questo romanzo e dove va a parare. Intanto, appunto, per chi non lo conoscesse, vi presentiamo Winfried Georg Sebald, che non facciamo più in tempo a conoscere perché è morto tragicamente in un incidente d'auto proprio nel 2001, po pochi mesi dopo aver pubblicato Austerlitz, che è un po' il suo capolavoro. Sebald, che sarebbe anche un bel personaggio per una delle nostre giornate della lingua madre, nato e cresciuto in Baviera, suo padre, Georg Sebald, si era arruolato nell'esercito nazista e quindi ha partecipato alla guerra, mentre Sebald, invece, come vedete dalla data, è nato dopo, non ha condiviso appunto l'esperienza, non ha memoria diretta né del nazismo né della guerra né dell'immediato dopoguerra, e racconta in uno dei suoi scritti autobiografici racconta di quando a scuola a lui e ai suoi compagni furono mostrate delle foto dei campi di sterminio e nessuno dei ragazzi che erano in classe con lui era stato in grado di spiegarle, no? Di rendersi conto di che cosa c'era in quelle immagini. E dopodiché, dopo aver studiato a Friburgo e a Manchester, Sebald si trasferisce in Inghilterra, dove resterà fino alla morte, quindi dal 1970, ed è lì che scrive le sue opere, le scrive tutte in Inghilterra mentre lavora all'Università della East Anglia, come titolare della cattedra di letteratura europea e anche fondatore nell'89 del British Center for Literary Translation. Ma scrive tutti i suoi romanzi in tedesco, pur rivedendo lui stesso le traduzioni, insomma, pur insegnando in inglese, continua a scriverli nella sua lingua madre che è molto importante anche in Austerlitz. Queste sono le copertine, così per svegliare il pubblico abbiamo fatto PowerPoint un po' colorato, no? Così se qualcuno si stesse abbioccando davanti a YouTube, gli mettiamo qui una macchia di colore per risvegliarlo. Sono alcuni dei suoi romanzi più, dei suoi scritti, dei suoi testi narrativi più importanti, più celebrati, insieme appunto a Austerlitz, anche Gli Anelli di Saturno e Gli Emigrati. Opere narrative che sono una strana combinazione di fatti, o apparenti fatti, memorie, fantasie. Spesso, appunto, in molte opere c'è un uso particolarissimo delle immagini che diventano, in un certo senso evocative, non immagini illustrative, no? Vengono a far da contrappunto alla narrativa, al racconto, attraverso appunto simboli e allusioni. Quasi tutte le sue opere si concentrano soprattutto sul tema della memoria, sul tema dei ricordi, specie dei ricordi personali, ma anche del legame tra memoria personale e memoria collettiva.
In un certo senso, appunto, Sebald condivide la nostra stessa condizione, no? Come fare a preservare questa memoria, come fare a nutrirla, come fare a renderla viva quando si tratta di una memoria necessaria, ma di qualcosa che non abbiamo vissuto e che soprattutto non ha vissuto qualcuno che noi possiamo incontrare e interrogare. Il romanzo su cui ci concentriamo è appunto Austerlitz, scritto a pochi mesi dalla sua morte, e qui appunto vi ho riportato qualcuna delle pagine di questo romanzo, così vedete appunto anche questo affascinante miscuglio di immagini che appunto non sono illustrative, ma cercano di evocare, cercano di comunicare in forma non verbale qualcosa. Al centro di questo romanzo c'è Jacques Austerlitz, uno storico dell'architettura, che incontra e intreccia una strana amicizia con il narratore, del romanzo. Si rincontrano in vari posti di Europa tra gli anni 60 e gli anni 90, principalmente in Belgio, appunto in Inghilterra, in una sorta, appunto, tutti incontri casuali fortemente significativi, e Austerlitz parla, no? Parla e cerca di raccontarsi, ma non sa esattamente cosa raccontare. Scopriremo, appunto, scorrendo le pagine del romanzo, che il suo passato è un mistero, il suo passato è un enigma, e Austerlitz è alla ricerca, alla disperata ricerca della propria identità. Quello che riusciamo a capire insieme a lui, appunto, nel primo centinaio di pagine del romanzo, è che la sua infanzia è stata segnata da un trauma, e uno dei bambini ebrei che sono stati salvati dalla Shoah, mandandoli via con appunto dei treni di bambini che attraversavano l'Europa, ed è approdato in Inghilterra da solo insieme ad altri bambini, dove è stato adottato, e di questo suo passato pre-inglese non ricorda assolutamente niente. Non ricorda niente, ma c'è in un certo senso un buco nella sua identità, no? In qualche modo, questo trauma agisce come una sorta di buco nero nel passato di Austerlitz, che ha rimosso il trauma dell'essere portato via dalla sua famiglia, dell'essere trapiantato in un paese straniero, in una lingua straniera, non ricorda più la sua lingua madre. Ma per l'appunto questo trauma, l'evento che non può essere processato psichicamente, che non può essere trasformato in esperienza, agisce come una sorta di buco nero che pian piano assorbe tutte le sue energie psichiche e emotive. Ed è molto chiaro, vi leggeremo qualche piccolo brano di questo romanzo, è molto chiaro come questo processo di rimozione dell'esperienza traumatica sia un processo volontario. Austerlitz non è stato costretto a dimenticare. Austerlitz ha voluto dimenticare. Qui dice: sin dall'infanzia e dalla giovinezza non ho mai saputo chi in realtà io sia. Eppure negli ultimi tempi ho anche capito per quale motivo un'istanza anteposta o preposta alla mia capacità di pensare con ogni evidenza dominante in modo assai avveduto da qualche parte del mio cervello mi abbia sempre protetto dal mio segreto e sistematicamente distolto dal trarre le conclusioni più ovvie e dall'intraprendere ricerche coerenti con tali conclusioni. Non è stato facile liberarmi dal disagio che provavo nei confronti di me stesso, né sarà facile presentare ora le cose in una successione più o meno ordinata. Il trauma ha provocato la rimozione, ma la rimozione non è salvifica, la rimozione è un male psichico, no? In questo senso il romanzo ha un forte valore allegorico, no? È un messaggio, ci trasmette un messaggio politico, la tragedia, il trauma che la Shoah ha rappresentato per la coscienza collettiva, per i popoli dell'Occidente, va affrontato e portato alla luce, non va rimosso, perché, per parafrasare il titolo di una celebre opera di Francisco Goya, il sogno della memoria genera mostri, genera ignoranza, genera crisi di identità, genera vuoto, genera paura. Quindi appunto la ricerca
della memoria è una ricerca necessaria e salvifica. E molto tardi nella sua vita a Austerlitz inizia ad avere la percezione di questa memoria che vuol tornare, questo rimosso che gli chiede di tornare, un rimosso che si concretizza in certi luoghi, no? Austerlitz continua a tornare, continua ad essere attirato da certi luoghi. Quasi guidato da sorta di fantasmi, no? Non sa bene se sono allucinazioni, non sa bene se sono incubi. Era nei momenti di particolare debolezza, quando credevo di non farcela più ad andare avanti, che venivo colto da queste allucinazioni. A volte mi pareva che tutt'attorno il rimbombo della città scemasse, che sul manto stradale il traffico scorresse senza rumore o che qualcuno mi avesse tirato per la manica. Sentivo inoltre alle mie spalle gente che parlava di me in una lingua straniera, lituano, ungherese o qualcosa di assai remoto. E in particolare, appunto, questi fantasmi continuano a condurlo alla Liverpool Street Station di Londra, dove in una scena appunto fortemente emotiva, punto di svolta del romanzo, rivivrà questo trauma. E qui, come prosegue la storia, ve lo faccio raccontare da Allegra. Grazie e grazie a tutti per qui, ma non vi racconterò come prosegue la storia proprio per invito alla lettura e quindi vorremmo che voi insomma leggeste questo romanzo. Grazie, infatti stavo dicendo, vi leggo però questo piccolo estratto, ecco. Che appunto si riferisce a quell'episodio di cui parlava Simona, quello che succede nella Ladies Waiting Room della stazione di Liverpool Street. Dunque, erano ricordi come questo da salirmi nella Ladies Waiting Room abbandonata della stazione di Liverpool Street, ricordi dietro i quali, nei quali, si celavano cose risalenti ancora più in là nel tempo ed imbricate le une sulle altre. Così come le volte labirintiche che mi parve di distinguere nella luce grigio polvere si susseguivano in una serie infinita. Ed effettivamente, disse Austerlitz, avevo la sensazione che quella sala d'aspetto, al centro della quale stavo in piedi come abbacinato, contenesse tutte le mie ore trascorse, tutte le mie angosce e i desideri da me sempre repressi e soffocati, che il disegno a losanghe bianche e nere delle lastre di pietra sotto i miei piedi segnasse il terreno su cui avrei dovuto giocare la partita finale della mia esistenza. Che tale disegno si estendesse sull'intera superficie del tempo. Forse fu per questo che, pur nella penombra della sala, vidi due persone di mezza età vestite alla moda degli anni 30, una signora con un leggero soprabito di gabardine e un cappello poggiato di sbieco sul capo, e accanto a lei un signore magro, con l'abito scuro e il collarino da pastore. Sì, e non vidi soltanto il pastore e sua moglie, disse Austerlitz, vidi anche il bambino che erano venuti a prendere. Sedeva in disparte, tutto solo, su una panchina. Le gambe nei loro calzettoni bianchi erano sospese a mezz'aria e non fosse stato per lo zainetto che teneva abbracciato in grembo, credo non l'avrei riconosciuto, disse Austerlitz. Così, grazie allo zainetto, lo riconobbi e per quanto a ritroso potessi andare col pensiero, per la prima volta mi ricordai di me stesso, comprendendo che proprio lì, in quella sala d'aspetto, ero giunto in Inghilterra oltre mezzo secolo addietro. Lo stato in cui caddi in seguito a questa scoperta, disse Austerlitz, non so descriverlo con esattezza, al pari di tante altre cose, avvertivo in me uno strappo e vergogna e tormento, o un che di affatto diverso e di cui non si può parlare perché le parole appropriate mancano, così come mi sono mancate le parole allora, quando si avvicinarono a me i due estranei di cui non capivo la lingua. Diciamo che questo romanzo, come giustamente segnalava Simona, è significativo. Perché Sebald è un autore appunto di quella che viene chiamata la seconda generazione, quindi non ha vissuto direttamente il trauma e come noi si pone il problema appunto di come rappresentare, come raccontare qualcosa che non abbiamo vissuto. La forza di questo romanzo sta nel affrontare quello strappo appunto di cui parla, quella barriera che Austerlitz consciamente o inconsciamente pone fra sé e il suo passato. E non vi racconterò come prosegue il romanzo, ma appunto il fulcro della storia è il cercare di ricostruire se stesso, la propria identità, proprio attorno a questo vuoto essenziale, primordiale quasi.
che è il trauma subito da Austerlitz. E per capire l'importanza di questo trauma, in realtà c'è un'altra piccola citazione che vorrei leggervi, che è la slide successiva. Notavo in quel momento quanto poco fosse esercitata la mia memoria. Sforzi avessi profuso invece per non ricordare nulla, se possibile, per sottrarmi a tutto ciò che in un modo o nell'altro implicasse un qualche riferimento alla mia origine ignota. Così, anche se oggi mi appare inconcepibile, non sapevo niente della conquista dell'Europa da parte dei tedeschi, dello stato schiavistico che avevano instaurato e niente delle persecuzioni alle quali ero sfuggito. Per me il mondo si era concluso con la fine del XIX secolo, oltre non osavo avventurarmi. Ecco, per quanto possa sembrare assurda la confessione di non sapere niente sulla Seconda Guerra Mondiale, in realtà lavora, è parte, diciamo, di quello che succede a una psiche traumatizzata, profondamente traumatizzata. Cioè il fatto di creare appunto un vuoto, una separazione, qualcosa che in psicologia viene appunto definito il trauma. E definire, o quanto meglio, o meglio anzi, rappresentare questo trauma è oggetto di quella disciplina un po' controversa e un po' gigantesca nata negli anni 90, che sono i trauma studies, che hanno la loro origine a loro volta dagli Holocaust studies, quindi gli studi sull'Olocausto, e che sono nati in seguito proprio I trauma studies sono nati in seguito alla realizzazione che appunto le interviste e le testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto sfidavano quella che era la concezione canonica del trauma, quindi appunto, come diceva Simona, quella cosa che non può essere nominata, che non può essere detta. Ecco, l'esperienza diretta dimostrava che poteva quasi essere il contrario, nel senso che l'unico modo che i sopravvissuti ritrovavano per ricostruire la propria identità in seguito a questo trauma gigantesco era proprio quello di parlare, di raccontarlo. Certo, non è valido per tutti questo, ma è assolutamente, insomma, ci sono grandi. Diciamo che questa è una delle cose che sta alla base di tutta quella letteratura, appunto, della testimonianza e della memoria che è profusa dagli anni 50 in poi, diciamo. E devo un po' saltare perché siamo andati un po' lunghi. Comunque, diciamo che, appunto, come vi dicevo, i trauma studies sono incentrati sulla rappresentazione del trauma e sul ruolo che questo trauma svolge all'interno della costruzione identitaria. Soprattutto si concentrano, quando sono applicate alla letteratura, sul cercare di capire come gli autori affrontano questo tema e questo processo, ecco, perché la scelta delle modalità influisce e getta luce in un certo senso su quali sono i processi di elaborazione e costruzione. Ed ecco perché Austerlitz è un romanzo così importante, non solo all'interno del panorama letterario, tout court, diciamo, ma proprio per i trauma studies, perché pur non essendo un romanzo scritto da una persona che ha vissuto sulla propria pelle questo trauma, riesce a rendere conto in maniera incredibilmente accurata di come i ricordi traumatici riescano a diciamo sopraffare la psiche in un qualche modo, quella cosa che non si poteva più ricordare a un certo punto quasi piove addosso ad Austerlitz, proprio perché come succede per esempio nella sindrome da stress post-traumatico il soggetto può essere preda di flashback in casi molto gravi anche di allucinazioni che lo colgono alla sprovvista e lo investono fisicamente. Ed è questo proprio che succede ad Austerlitz. Lui vaga per le sale di questa stazione di cui si sente irresistibilmente attratto e non sa perché, e mentre è lì, tutti quei ricordi che lui inconsciamente o consciamente aveva bloccato prendono il sopravvento e lui vede davanti a sé. Il suo zainetto, vede se stesso piccolo e si riconosce proprio perché si vede dall'esterno. E muovendoci poi un pochino più avanti, si
sia dal punto di vista dei trauma studies che da quello dei memory studies, che sono quella branca gigantesca che appunto studia la memoria, a cui accennava anche il professor Scaffai poco fa, il problema che si pone diventa questo: allontanandosi sempre di più dal momento del trauma, quindi come si fa a raccontarlo? Come fanno le generazioni che non hanno nessuna relazione con questo trauma, nessuna relazione diretta a raccontarlo? Uno dei modi, appunto, come diceva Simone, io mi occupo di romanzo storico e del terzo millennio, vi assicuro che le risposte sono tantissime. Proprio perché ne dobbiamo elencare una, anche se è la più controversa, forse anzi è proprio meglio per quello elencare questa, di parlare di questa. Una delle risposte che sono state date a questa domanda su come raccontare un trauma che non coinvolge da vicino né il lettore né quasi più neanche l'autore. Di testi letterari, chiaramente, ma poi sono prospettive che si applicano un po' a tutti gli studi, a tutte le discipline, scusate. Una di queste risposte è quella che ha dato Marianne Hirsch, alla fine degli anni 90, e è una teoria che lei stessa ha chiamato post-memory, e che, vi riassumo molto brevemente, descrive la modalità di relazione che si instaura fra chi non ha vissuto il trauma e il racconto di chi lo ha vissuto. Quindi una modalità di relazione che si occupa dei modi in cui gli autori mettono in comunicazione non il ricordo vivo e vissuto dell'esperienza, ma il racconto di quell'esperienza con chi è venuto dopo. La ricerca di Hirsch nasce dalla sua esperienza personale, perché i suoi genitori erano sopravvissuti alla Shoah e all'immigrazione negli Stati Uniti, e l'obiettivo che lei si poneva era quello di cercare di capire come il trauma dei genitori avesse influenzato la sua vita, la sua crescita e il suo rapporto con loro. Ecco, appunto, dovendo sintetizzare tantissimo, una teoria, ripeto, molto complessa e anche abbastanza controversa, ho voluto accennarvela perché fra i testi che Marianne Hirsch, più di tutti, l'esempio di come si possa parlare di post-memory, c'è proprio questo romanzo di Austerlitz. Perché, come appunto Simone aveva mostrato prima, le immagini che per Hirsch ricoprono un ruolo fondamentale in questa appunto modalità di trasmissione che è la sono inserite nel racconto da Sebald in una maniera assolutamente significativa, sia a livello formale del testo che a livello proprio della storia, perché sono attraverso le immagini che Sebald e scusatemi, che Austerlitz riesce a concretizzare in un certo senso, se mi passate il termine, la sua storia, il modo in cui lui riesce a dare conto di come il trauma abbia influenzato se stesso. Queste immagini, che non sono appunto spesso significative, ma evocative, fanno sì che il lettore comprenda, e su questo chiudo, come il trauma riesce a definire un'identità pur nel momento in cui questo trauma si sceglie di allontanarlo il più possibile da sé, di ignorarlo e non ricordarlo, e non si riesce peraltro a comunicare perfettamente nella propria identità. Grazie. Grazie, grazie a Simona Micali, grazie ad Allegra Tagliani per questi loro interventi. E trasmetto a tutti intanto i saluti di Bruno Maida che ci sta seguendo. E Bruno Maida ha curato per Einaudi la nuova edizione delle donne di Ravensbrück, Diana Maria Bruzzone e Lidia Beccaria Arolfi. E ora do la parola e sono molto lieto che sia tra noi Didi Gnocchi, regista, giornalista, imprenditrice. È difficile riuscire a sintetizzare le mille cose che ha fatto. Ne ricordo soltanto due. Hitler contro Picasso e gli altri, con la voce fuori campo di Beppe Servillo. E Maledetto Modigliani. Oltre a questo dovrei ricordare un bel documentario su Peter Handke, ma anche i tre documentari sulla storia della Shoah e la sua collaborazione con il Piccolo Teatro. Do a lei la parola,
perché ci parli di questo suo progetto molto interessante, Documentare le voci. Grazie. Buongiorno e grazie di questo invito. Sì, è vero che sono tante, tante vite diverse, perché è vero che io ho cominciato appunto la mia vita professionale come giornalista e oggi ho una casa di produzione, quindi diciamo che poi il percorso è stato quello anche di creare un gruppo di lavoro che lavorasse su delle idee e quindi sviluppare continuamente contenuti legati molto ai temi della cultura e della storia. Quindi questa è un po' l'anima di 3D Produzioni, che è una casa di produzione un po' anomala, ecco, che non ha mai scelto temi e strade facili. Che però ci dà grande piacere e motivazione nel lavorare. Lei ha ricordato alcuni documentari, ecco, diciamo che il percorso migliore della casa di produzione sui temi legati alla Shoah sono cominciati individualmente per me molti anni fa, proprio diciamo negli anni Ottanta, con un primo documentario che si chiamava Fantasmi a Passo d'Oca, in un momento, gli anni Ottanta, in cui rinascevano forse fu proprio appena dopo la caduta del muro, appena prima in Germania e in Austria c'era un risorgere dei movimenti neonazisti. Quindi diciamo che io mi sono avvicinata al tema della Shoah dalla parte dei cattivi più che dalla parte delle vittime. Questo è stato l'approccio. Però questo approccio è un po' rimasto, nel senso che ho sempre pensato che il trauma, capire il trauma, raccontare il trauma, ma dall'altra parte anche capire cosa c'era dall'altra parte, le ragioni dall'altra parte. Questo ha fatto sì che quando la UTET fece la grande opera sulla Shoah e mi chiesero una proposta di documentari per accompagnare l'opera con dei documentari, io ci ho pensato un po' e poi avevo fatto questa proposta che penso a tutt'oggi piuttosto valida, che era il racconto della Shoah attraverso i tribunali, i momenti processuali, dove tu avevi la possibilità di raccontare attraverso Norimberga la scoperta del male, la scoperta della verità, attraverso il processo Eichmann, la banalità del male, e attraverso il Tribunale dei Giusti, Moshe Benschi, invece la straordinarietà del bene. Quindi, perché ricordo questi tre documentari? Perché non era la prima volta che si faceva un documentario sulla Shoah, che si raccontava Eichmann, oppure che si raccontava il Tribunale dei Giusti. Però, e in questo mi riaggancio anche a quello che veniva detto prima sulla la banalizzazione o l'abuso della memoria. Cioè, il problema è trovare un taglio e un modo di raccontare e delle storie da raccontare, e non essere generici. Ecco, in questo senso la genericità nel raccontare la Shoah incorre sicuramente nel pericolo della banalizzazione, dell'appiattimento e del rendere sordi i propri interlocutori. Ho visto in questi giorni diverse cose che secondo me avevano questa caratteristica. Brevi documentari messi insieme perché quella rete doveva fare qualcosa nel giorno della memoria. Quindi materiali messi insieme, testi messi insieme da Wikipedia, testimoni, camera accesa mi dica cosa provava, cioè veramente questo secondo me è molto colpevole, molto colpevole. Sarebbe meglio non fare nulla, ecco, in questo caso.
Poi noi, non so se a qualcuno è capitato, l'ultimo documentario invece che abbiamo fatto è un documentario che è andato in onda su Rai 1 nei giorni scorsi, Anna Franca e vite parallele. Ecco, quindi siamo tornati su questo tema con un impegno, tanto era un impegno importante perché avevamo deciso di coinvolgere, siccome era un documentario per il cinema, avevamo deciso di coinvolgere un'attrice importante come Helen Mirren, che ha deciso di esserci in questo progetto, naturalmente adeguando le sue pretese a quello che era un progetto di tipo culturale, però essendoci in modo molto intenso. E insieme alle due autrici che hanno lavorato, con le mie ex colleghe, il problema era Anna Frank, quindi stiamo parlando di un'altra testimonianza, Anne Frank, che tutti conoscono, che come tanta storia della Shoah, non dobbiamo aver paura di dirlo, esce dagli occhi e dalle orecchie, soprattutto se mal raccontata o se banalizzata. Tant'è vero che anche un autorevole testimone della Shoah, quando la chiamammo per chiedere se voleva dare un contributo, rispose ancora Anne Frank. Quindi, insomma, sto parlando di un'autorevolissima testimone. Per dire che, insomma, sono temi su cui bisogna fare molta attenzione per non finire a fare degli scivoloni, per non avere, come abbiamo detto prima, l'effetto contrario, no? E la cosa che noi volevamo fare era trovare anche qui una narrazione che non fosse il semplice ripercorrere la storia di Anne Frank. E soprattutto volevamo trovare un linguaggio che fosse anche un linguaggio con cui si esprimono oggi anche i giovani, cioè trovare un modo di raccontare quei giovani. Per questo abbiamo scelto di avere una ragazza che comunicava i suoi spostamenti durante questa conoscenza e avvicinamento della storia di Anna Frank attraverso i social, eccetera. E per questo abbiamo scelto di rintracciare delle coetanee di Anne Frank per capire se Anne Frank fosse sopravvissuta, ecco, il suo trauma, vedere quale sarebbe stato il suo trauma. Sentite bene? Perché vedo che si è acceso un avviso. No, il suo trauma nella contemporaneità, insomma, ad arrivare fino ad oggi. Mi pare ecco, che siamo riusciti in questo a costruire un racconto con un linguaggio nuovo che non cadesse in banalizzazione, che non abusasse, insomma, di questa storia. Ora, perché quando ho letto questo articolo in cui si parlava delle voci ritrovate delle donne di Ravensbrück, ho chiamato e ho cercato di trovare un contatto perché mi pareva che ci fosse di nuovo un'opportunità di entrare nella storia della Shoah raccontando degli aspetti nuovi e non già raccontati. E torno al primo approccio che io ho avuto, che è stato quello anche di avere un impatto forte con i carnefici. In questo primo documentario mi ricordo che mi trovai, per esempio, a intervistare Ernest Nolte, no? Uno dei grandi revisionisti sui temi dell'Olocausto. E poi mi trovai a contatto con questi gruppi neonazisti austriaci e della Germania dell'Est. Addirittura a un certo punto io e l'operatore ci trovammo in mezzo alla Foresta Nera a un raduno di questi gruppi legati all'NDP tedesco. Di notte, pensando di andare a fare un'intervista, invece era un raduno e questi erano tutti vestiti da militari, tutti con le pistole, i cani lupi,
le ragazzine bionde, mute in un angolo. Cioè, sembrava veramente un salto indietro nel tempo. A me interessa molto, ogni volta che si racconta la memoria delle vittime, la sofferenza, dall'altra parte avere anche questo aspetto bestiale che dentro di sé ha una grande poi normalità comportamentale, perlomeno così veniva vissuta quella parte. Ravensbrück, intanto racconta la storia della Shoah delle donne, che non è stata tanto raccontata dalla parte delle donne, soprattutto in quelle che sono state sono stati i traumi più violenti, quelli meno detti. Quella parte, ascoltando un po' di queste trascrizioni, di queste donne, leggendo anche il primo volume, anche questa difficoltà poi a raccontare e a farsi ascoltare al ritorno, la non accettazione, insomma, del dolore, delle sofferenze femminili, molto di più ancora di quelle maschili. Quindi il problema delle mestruazioni, insomma, tutta una serie di aspetti vergognosi, difficili da digerire in una narrazione. Dall'altra parte Ravensbrück però è stato anche il luogo dove era come una scuola di comportamento per le guardiane. Quindi da Ravensbrück sono passate le peggiori guardiane, che poi sono finite nei campi di Auschwitz e di Bergen-Belsen. Tant'è vero che il processo che fecero poi a Bergen-Belsen alle guardiane del campo finì con mi sembra una dozzina di impiccagioni. Furono impiccate queste 12 donne, molte delle quali erano passate dal campo di Ravensbrück. Quindi ecco, penso che la nostra casa di produzione su quest'argomento abbia molta voglia di misurarsi e di lavorare. E il limite certamente su Ravensbrück, e questa è una grossa sfida, è avere solo voci e non avere video, perché non esistono immagini. Quando è arrivato l'esercito non è arrivato con le telecamere, quindi sulla liberazione del campo non ci sono immagini, ci sono immagini del dopo. Quindi bisognerà fare un lavoro registico molto diverso, ecco, non sovrapporre delle immagini consuete di altri campi a quelli di Ravensbrück. E dall'altra parte raccontare però anche l'altra faccia, le donne di cui queste testimoni, questi audio che avete trovato, questi racconti, parlano di queste donne che minacciavano costantemente e quotidianamente la loro vita, chi erano, da dove venivano e che cosa facevano. Questo è un po' il racconto che vorremmo fare. Certo, dobbiamo approfondire molto perché dobbiamo ancora avere l'accesso a tutti gli audi, ma l'impegno che si prende tra le riproduzioni come prossimo documentario sulla memoria è questo. Grazie a Didi Gnocchi per questo suo intervento. Beh, a questo punto succede una cosa un po' strana perché il coordinatore Bucciantini deve dare la parola a Bucciantini, ovvero al lettore di Primo Levi, ma in questo caso all'ascoltatore di Primo Levi. Devo dire che quando un anno fa, Silvia Calamai mi telefonò e mi disse: "Guarda Massimo, ho trovato tra le cassette anche una cassetta di Primo Levi." Io lì per lì non la presi molto in considerazione per il semplice motivo che pensavo, bah, è una delle tante interviste già registrate, già pubblicate, niente di più falso.
L'intervista è un'intervista. Ah, innanzitutto io proverò in 10 minuti a raccontarvi questa intervista e chiedo a Silvia di interrompermi al 10º minuto. Non sarà facile perché l'intervista, devo dire, è molto bella e presenta anche delle novità, possiamo dirlo. Marco Belpoliti ha detto che Primo Levi non si ripete mai. Non è mai una ripetizione pedissequa. Ripete variando e credo che abbia profondamente ragione. Dall'intervista che io ho ascoltato, si coglie quanto queste interviste non fossero meccaniche per lui, quanto fossero ogni volta diverse e soprattutto per un motivo. Perché lui riusciva a modulare, non in maniera retorica, ma a modulare questa intervista anche in base a chi lo intervistava. Quindi io vorrei iniziare questi 10 minuti parlando dell'intervistatrice, che ha un ruolo importantissimo in questa intervista. L'intervistatrice non è un grande scrittore, non è un giornalista, ma è una ragazzina di 17 anni. È un'allieva di Anna Maria Bruzzone, che nella casa di Primo Levi con il registratore pone delle domande molto secche, molto precise, e Levi con grande attenzione, con grande umiltà, tipicamente di Levi, risponde e quindi cercherò di darvi il profumo di questa intervista. Sottolineando alcuni passaggi. C'è una parte centrale di questa intervista molto bella che ci riguarda, riguarda Ravensbrück. La domanda era molto diretta, ma che differenza c'era nel campo tra uomini e donne? E Levi, che non affronta spesso nelle sue interviste, vi ricordo che le interviste di Levi furono pubblicate le prime. Nel 1997, a 10 anni dalla morte, sempre da Marco Belpoliti per Einaudi, che raccolse 34 interviste. Nel 2017, nel terzo volume, le interviste da 34 passarono a 143. Noi conosciamo attualmente 300 interviste di Levi e 143 sono state pubblicate. Tanto per fare un esempio, le interviste a Italo Calvino, come ricorda Mario Barenghi, sono circa 220. Le interviste di Levi sono oltre 300 e anche qui va notato che la prima intervista di Levi risale al 1961, anno in cui risponde a un questionario di una rivista di divulgazione che era Storia Illustrata. Ma veniamo a questa intervista, dicevo, le donne. Qui Levi è diretto e molto secco. La donna era fatta per partorire, dice, nella filosofia del nazismo, per partorire guerrieri. Nell'educazione della Germania nazista la donna aveva una parte secondaria. E poi, riferendosi alle prigioniere di Ravensbrück, ce le fa proprio vedere, riesce proprio a farcela immaginare. Noi dormivamo in due per cuccetta, dice Primo Levi. Loro dormivano in nove, in qualcosa di 1 metro e mezzo. E il campo femminile di Birkenau, rispetto al nostro, era molto peggiore. E queste sono parole sue, da lì si vedeva il camino, cosa che noi non vedevamo. Non c'era neanche il rifugio che da noi c'era del non sapere. Ecco, già da questo voi capite come, insomma, l'emozione di ascoltare un pezzo che aggiunge. Affronta il tema della fortuna, affronta il tema del suo ritorno, affronta il tema del rifiuto,
Noi lo sappiamo che se questo è un uomo viene rifiutato dalla casa editrice Einaudi, ma in questa intervista, come devo dire, non è la prima volta, ma qui è molto chiaro, dice: ho collezionato 3 o 4 rifiuti e li ho, parole sue, ingoiati tranquillamente. Perché, ecco, di fronte a questa la ragazza risponde: ma come? E lui dice: sì, perché ciò che mi interessava è che il libro usciva comunque, tra l'altro da un amico, appunto, dalla casa editrice De Silva, appunto, diretta da Antonicelli. E quindi mi sembrava di aver raggiunto il mio scopo. Avevo comunicato, avevo fatto sapere, ero in pace con me stesso. Un altro passo, secondo me, molto interessante, che aggiunge, questo sì, è un'aggiunta del tutto nuova e inedita. Quando a un certo punto parla del film di Pontecorvo, Capò, 1959, Capò, tra l'altro ne parla anche nei Sommersi e Salvati, ma in questa intervista dà un'indicazione, un'informazione che non si trova in nessun'altra pagina di Levi, e cioè dice che è un film che gli è piaciuto. Noi lo sappiamo che rispetto a Holocaust, di cui Levi dà un giudizio profondamente negativo, invece il film di Pontecorvo è un bel film. La parte finale è un po' meno, quando la ragazza che diventa Capò si innamora del polacco e lui sorridendo dice: bene, poteva fare anche a meno. Ma è la prima parte, la discesa, che corrisponde perfettamente a quello che lui ha vissuto, e elemento di novità, dice Levi, contiene 3 citazioni di Se questo è un uomo. La parte però più divertente, perché come sappiamo Levi è anche capace di grande ironia, come ho dimostrato in molti suoi libri, è la parte finale, e con questo volevo chiudere. A un certo punto la ragazza dice una cosa che Levi ovviamente non si aspettava, e cioè gli fa una domanda e gli dice: beh, c'è una domanda a cui lei avrebbe voluto rispondere che nessuno gli ha fatto? C'è una domanda che avrebbe voluto che gli rivolgessero e che invece nessuno le ha fatto? E qui la risposta di Levi è straordinaria, dice: ah, ma lei vuole uno scoop! Ma lei che cos'è questo? È un quiz, a un certo punto dice, sorridendo. E questo è un finale sorprendente in qualche modo. La ragazza insiste e lui dice: bene, allora le darò lo scoop. E lo scoop è questo: prima dell'avventura concentrazionaria ero un timido verso tutti. Sono tornato e timido non lo ero più. Ritornavo vittorioso a modo mio. Grazie Massimo per questa rilettura di un oggetto prezioso che abbiamo trovato in un archivio prezioso, perché gli archivi orali riservano molte sorprese, non essendo tutti trascritti, essendo molto disordinati, e in mezzo alle cassette si trovano anche sorprese di questo tipo. Siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio, che in parte ripercorre questa intervista. Noi abbiamo lavorato tra generazioni, abbiamo sentito i giovani studenti, le ragazze del servizio civile, dottorande, abbiamo sentito docenti universitari di varie fasce d'età, di varie generazioni. Quindi ci siamo un po' tutti, no? In questo percorso, ma la parte maggiore l'hanno fatta i nostri studenti, che ringraziamo, e sono loro poi che dovranno fare i testimoni dei testimoni. Quindi è bene che questa giornata si chiuda anche sui loro volti, sulle loro voci e sulla loro speranza. Abbiamo letto tutti i commenti che ci sono stati, che sono stati comunicati nella chat di YouTube. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno salutato e che non possiamo nominare qui perché abbiamo già superato
i tempi che avevamo indicato anche nel programma. Ringrazio il nostro studente Giovanni che ha fatto una domanda molto impegnativa e che passerò al professor Scaffai, tanto è uno studente del nostro Ateneo e quindi il professore poi potrà rispondere con agio senza i tempi pressanti di questo nostro saluto. Io vorrei ringraziare tutti i relatori e tutte le relatrici che hanno dato oggi la loro voce, la loro testa e il loro tempo a questa iniziativa a cui abbiamo creduto molto. E devo ringraziare, e questo ringraziamento non è formale, Emanuela Cabè, che è stata bravissima e generosissima nei nostri confronti. Senza di lei non saremmo stati in grado di fare quasi nulla, almeno io dal punto di vista informatico. E ringraziamo il dottor Di Fuccia, il dottor Badalamenti, Giulia Laversa, Angelica Losauro che ci hanno sostenuto. E l'Ateneo, l'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione, i due direttori che hanno creduto in un'iniziativa congiunta, che penso avrà senso ripetere, e speriamo che nella prossima giornata della memoria ci si possa ritrovare o al Pionta o in qualche spazio senese del nostro Ateneo ad ascoltare le voci in presenza, perché è tutto molto più bello e ascoltare queste testimonianze dal vivo senza la mediazione di un computer è un'esperienza che ci piace riproporre e immaginare per la prossima giornata della memoria. Grazie a tutti e a tutte per la vostra presenza. Grazie. Grazie, grazie a tutti.